Il cinema italiano del dopoguerra è una scuola di umanesimo, afferma Francesco, e non parlo, aggiunge, per sentito dire, eravamo bambini e quei film ci han formato il cuore, ricorda oggi, udienza all'Associazione Cattolica Esercenti Cinema, sale della comunità, la rete degli 800 cinema parrocchiali italiani, tuttora gli unici aperti in molti piccoli paesi. Francesco esorta a costruire comunione tra le realtà cattoliche del cinema, suggerisce audacia e creatività per non restare ai margini dell'innovazione, ad esempio le nuove piattaforme digitali e le sfide che lanciano ai media tradizionali. Le vostre associazioni e organizzazioni, se non vogliono diventare dei musei, devono cogliere queste domande in maniera attiva e creativa. Terzo ed ultimo punto, la costruzione della comunità, rammenta, dipende da quale sguardo abbiamo sulla realtà. E voi sapete benissimo quanto sia importante superare gli steccati del passato per proiettarsi nei sentieri del futuro. Nella comunione c'è dentro la nostra identità di sale, della comunità, dove la comunità vive, dove la comunità si incontra. Noi siamo sale che sono in piccole comunità, spesso in comuni sotto i 10.000 abitanti, moltissimi sono i volontari, quelli che gestiscono le sale. Si parla comunque di 7-8 milioni insomma, di spettatori che vanno nelle sale della comunità in Italia, quindi non è un pubblico residuale. Noi restiamo un presidio di visione collettiva e comunitaria, cioè il cinema non è solamente quello che si vede, o lo spettacolo teatrale non è solo quello che si vede nel momento, c'è un prima e c'è un dopo, cioè c'è una visione che noi viviamo con qualcuno, veniamo accolti da qualcuno in uno spazio che è la sala.